Se la moderna Formula 1 fa storcere il naso agli appassionati, perché i sorpassi sono sempre merce rara e soltanto la pioggia sembra in grado di sparigliare le carte, altrettanto non si può dire per i fortunati spettatori del trofeo Champion Kart. Sulla pista di Ala, in provincia di Trento, infatti, la terza prova ha regalato emozioni in tutte le categorie, anche nelle più scontate. Nella Val d'Adige, il 10 e 11 aprile, si sono presentati al via oltre 120 piloti, tenuto conto che la Parolin Racing continua l'opera di promozione del karting attraverso la categoria dei delfini, ancora una volta numerosi e felici di correre e giocare assieme. Nella Rocky, Federico Sandre della CKC Racing fa il miglior tempo in qualifica nonostante un ribaltone senza danni e senza paura. In gara 1 va al comando davanti a Di Pietro della SBK e ci resta fino al traguardo. Stesso andamento in gara 2, con Sandre sempre primo e Di Pietro che ad un certo punto è quarto, prima di risalire in seconda piazza dove terminerà davanti a Riccelli e a Pelanconi, entrambi del team Arrow. Praticamente io oggi mi sono visto bene ad Ala di Trento e poi la gara è andata tanto bene. E cosa conti di fare poi dopo di fatto, già dalla prossima gara? Mettercela tutta. Spettacolare la categoria mini, con Niccolò Liana della Fanni Formula che stacca il miglior tempo in qualifica e parte davanti in gara 1. Peccato che si fa sorprendere da Peretti del Karting Club Agordino, col quale inizia a battagliare per poi vincere in volata. Terza piazza per Ciubarov della Jesolo Race, davanti a Festa dell'Arrow e ad un regolare Edoardo Tolfo della Mark Speed Race. In gara 2, a cui si riferiscono le immagini, ci sono stati tre piloti diversi al comando. Va in testa Peretti, che però deve cedere a Ciubarov, il quale a sua volta deve lasciare il passo a Liana, che si insedia al comando e ci resta fin sotto alla bandiera a scacchi. Ammirevole la grinta di Giovanni Costenaro, fuori al primo giro per una toccata, che non si arrende, rimette a posto la catena e riparte. Sì, è stato molto difficile riuscire a vincere perché i miei avversari erano molto tosti da superare, ma sono riuscito comunque a scappare e a vincere. Ho già ridotto il distacco dal primo classificato e ora sono in seconda posizione nel campionato e spero di rimontare per superarlo, insomma. Come nelle precedenti gare, anche ad Ala la Junior ha avuto il suo dominatore di giornata, Nicolas Russo, che corre con i colori Silver Devil. Dopo aver fatto segnare il miglior tempo in prova, ha vinto sia gara 1 che gara 2. Andrea Veniga, Mark Speed Race e Simone Selle, Karting Club Agordino, hanno completato il podio della prima manche. Come detto, non cambia la musica in gara 2, con Russo primo davanti a Marco Tormen del Karting Club Agordino e Armando Iannacone della King Motorsport. Ben 9 ritirati, tra i quali Veniga, che aveva fatto segnare il miglior giro in gara 1. La gara non sono state due gare facili, gara 1 Veniga era molto veloce, e però comunque si è riuscito a tenerlo dietro, mentre gara 2 agli ultimi 5 giri ha rotto. Sono comunque riuscito, sarei comunque riuscito a tenerlo dietro. Mi ha aiutato con la rottura, poteva provare qualche attacco di sicuro. Nella categoria senior, i 32 iscritti hanno costretto gli organizzatori a effettuare 3 batterie di qualifica, nelle quali, tempi alla mano, si è visto un velocissimo Eddie Gaburri del team Arrow. Nella prima qualifica, dove hanno gareggiato il gruppo A e B, Gaburri e Cobianchi vanno in testa, inseguiti da Valentino Alfieri, King Motorsport, Andrea Sorbello, della Dados Motorsport, e Francesco Mancini, KGT. Nello scontro tra i gruppi A e C, Gaburri e Passoni e Sorbello concludono nell'ordine. Mosca dell'Arrow cede la quarta piazza a Ferrero, Jesolo Race, il quale a sua volta viene superato da Mancini. Nella batteria di qualifica dei gruppi B e C è Alfieri ad assumersi il comando ai danni di Cobianchi della Mazzotti Corse. A beffare i due però è Passoni della Silver Devil, primo sotto la bandiera a scacchi. Nella finale, come accennato, Gaburri fa il suo piccolo capolavoro partendo in testa e rimanendoci per tutti i 20 giri, con tanto di giro veloce. Passoni termina ad oltre 5 secondi davanti a Vailati della CKC. La sfortuna ferma Alfieri, terzo fino all'ultimo giro, ritirato per guasto. La gara, diciamo, è stata, essendo che eravamo in una trentina, 31-32,
abbiamo fatto tre manche, praticamente come nelle gare internazionali si sono calcolati gli scarti e in base agli scarti si è stilata la classifica finale, che è effettivamente il risultato di gara 1, e con quel risultato si parte in gara 2 e vengono assegnati nuovamente i punti della gara 2. Effettivamente con il metodo delle manche l'importante secondo me era arrivare alla fine senza magari cercare di strafare o comunque fare il garone della vita, magari entrare osando troppo, quindi alla fine è andato tutto bene, ci sono state delle gare corrette senza nessun tipo di intoppo troppo grave, quindi è andata bene così. La Super Champion corona Paola Poletto della PSKT con un'altra autorevole prova. La pilotessa di Pordenone ha fatto segnare il miglior tempo in qualifica, ha vinto gara 1, gara 2 e gara 3, segnando sempre il giro veloce. In gara 1 Cavaciuti della Force One ci ha provato al primo giro ad impensierire la Poletto, ma senza successo. Sotto la bandiera scacchi, oltre ai due, si aggiudica il podio Favaro, partito undicesimo e rimonta fino al terzo posto davanti al finlandese Santeri e a Paola Pilotto. In gara 2 è scattata al comando Chiara Poletto, poi Simone Favaro ha condotto per 4 giri, prima di vedersi riprendere la testa dalla Poletto e finire secondo. Terza piazza per Santeri, davanti ancora alla Pilotto. In gara 3 si è rinnovato il duello tra la Poletto e Favaro, ma come detto a vincere è ancora la pilotessa dopo una lotta che ha coinvolto anche il finlandese Santeri. Ai piedi del podio l'altra donna in gara, Paola Pilotto, davanti a Bagnato e Fogliato della scuderia Bassano Corse. Questa mattina abbiamo avuto diversi problemi nel warm up, però siamo riusciti a risolverli anche in qualifica. E poi gara 1 e gara 2 sono riuscita ad affrontarle abbastanza bene, poi gara 3 ci sono stati vari sorpassi, però ne sono uscita vincitrice e sono molto contenta. Ci vuole abbastanza grinta per affrontare questo tipo di gare. Il mio obiettivo principale era arrivare primo di classe, ci sono riuscito, era ancora meglio se arrivavo primo in generale, però ho trovato un'avversaria abbastanza tosta. Nella Six Speed, Davide Favaro della Bassano Corse fin dalle prove ha dovuto fare i conti con il friulano Mattia Cividino della PSKT, autore del miglior tempo. Scattato al comando in gara 1, Favaro cede già al primo giro la leadership a Cividino fino alla 14ª tornata, quando il Veneto si è ripreso la testa della corsa. Alla fine precede Cividino ed il bresciano Raggi della Iperkappa. In gara 2, subito nei guai Favaro, che alla fine risalirà fino all'ottavo posto, mentre Cividino ne approfitta fino al quarto giro, quando Raggi prende il comando per non lasciarlo. Terzo, il regolare Andrea Angonoa, del team Arrov, e quarto Andrea Nori, subito bene nella classe con il cambio. Beh, bello, bello di sicuro, poi sottolineo che questa qua è la mia pista preferita, perciò sono ancora più contento. Dopo venivo da due gare molto difficili, con la squalifica di Busca e il settimo posto di Jesolo, sono rifatto un po'. E adesso voglio impegnarmi molto di più, diciamo, di come ho fatto magari all'inizio della stagione, quindi penso proprio che di voler puntare a campionato. Con un breve resoconto di Andrea Brioni si chiude anche la terza prova del trofeo Champion Kart. Il prossimo appuntamento è fissato per il 25 aprile a Pomposa.